Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nel gameplay di Sleeping Dogs. Cani che dormono, cani dormienti, cani addormentati. Vabbè, comunque andiamo avanti. Io direi di iniziare subito con una nuova partita. Iniziando la nuova partita sovrascriverai l'autosalvataggio attuale. Vuoi continuare? Certo. Spero ci sia anche un breve tutorial, perché non vorrei ritrovarmi a far figuracce. Wow, ha un coltello enorme. Era un complimento per il suo membro. Ok. Contavo Wang Jianbei. Ah, per fare una frase lunga così è bastato dire Wang Qing Wang Zhen Zhen Zhen. Ah, va bene. Ah, vorrei duetti di spalla. Ma quella buona, per favore. L'altra settimana mi ha dato una spalla che faceva schifo. No, vedi, ecco, non mi serve mai a dovere. Dai, Naz. Dov'è Naz? Scusa, non volevo, anche te non volevo, vabbè, tardi. Vuoi io! Corri, che poi ti dice vuoi io, ti da pugni. Dai, corri! Sì, ma è tutto così il gioco. Inizia subito tranquillo, questa è una cosa bella. Ecco, a te pareva, quel culo che ho io. No, ma non vi preoccupate, sono Babbo Natale cinese. Sono sempre io, ragazzi, non prendetemi male. Mamma mia. I vecchi tempi. Ci prenderemo a pugni. Ci faremo i cannoni. Ok. Comunque devo ammettere che è iniziato veramente bene. Mi sono messo a correre, ora mi hanno arrestato. Come i vecchi tempi, con un amico mezzo drogato, spacciatore, nonché anche mercenario. Good work. Ok, sei uno sbirro sotto copertura, l'abbiamo capito. Dovrò avere rapporti esclusivi con lui. Voglio essere schietto. Hai una bella giacca. Dove l'hai acquistata? E ha anche un bel tatuaggio. Capisco. Dai però, in America ce l'hanno internet. No, figuriamoci. In Italia nemmeno, però è vero. Abbiamo una 7 mega quando va di culo. Vabbè, grazie Telecom. Oh, finalmente. Non fa caldo, vero? Queste maniche corte, io col giubbotto, vabbè, fa niente. Ok, la grafica mi piace di questo gioco, è ben fatta. I luoghi sono un po' chiusi per adesso. Oh, salve. Oh, sì. Io resto qui. Scusa, ti ho fatto buttare per terra la cicca, ma non ti preoccupare, io ho un qualcosa che ti potrebbe piacere. Puzzo? Vabbè, alla prossima. Ok. Portami a lavare. Lavami. Ma io voglio solo lavarmi. Sennò la signorina dice che puzzo. Puzzo, secondo te? Annusami. Niente, non mi vuole neanche annusare il bastardo. Cin cin chan chan, fammi entrare. Hey, Jiumei, how are you, baby? Jackie, you know my parents don't want you to talk to me. Ah, beh, ho scelto subito un ragazzo come si deve. They'll love me. Leo Kai Dai, ho cominciato a salire. Give him a note. Ho detto, 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 no, l'ho buttata là dietro. Ma ce l'hanno anche con me. Ma no, ma io che c'entro? No, però non vanno mai giù. No. Andate giù. Questo gli ho spaccato tutti i denti comunque. Oh. To. Giù. Dove è l'omboa? Kidding me? Yeah, all right. Come the fuck on. No, no, sono un po' troppi, come vieni? No, no. Non ho capito cosa devo fare. Boom. Ah, ho capito, così lo porto in giro. Oh, raga, basta. Oh, l'ho fatto sbattere la testa lì. Le botte, eh? Ne avrò anche per te, merdaccia. No. LT, ho bisogno di LT. Dov'è LT? Questo. Ok, ho capito adesso. Così.
Vai, che lì sono mosse un po' particolari. No. Posso capire una cosa, però. Vabbè, dato giù. Come get me? Ah, non è anche tu. Ehi. E ora. No, ho sbagliato, scusa. Lo rifaccio. Fatti riacchiappare. Fuori! Ah! Madonna. È cattivissimo! Ok. Stai bene? Sì, tutto ok. Io sai, ne ho affrontato uno, tu 115, sembri Chuck Norris. So everything's cool? Ok, ho già un amico a fianco con piantagrane, una testa di cazzo e non sa fare a botte. E questa non è una cosa bella. Ovviamente in un ristorante, mi sembra giusto. Quindi saremo in un ristorante cinese? Boh. Seems to me you could use some better help. Winston, I don't like this. Ecco, già per questo ti sei meritato una fracca di mazzate che non sai neanche da dove arriva. Poi vedere tutti sti cinesi super muscolosi mi fa un po' effetto. Sister, right, Hamaya? Shen, I remember her. How about with Doga? No, senza offesa era una bella figlia. E vabbè. Ma no, non fare sti gesti, stai parlando di mia sorella. Where's she now? Oh, ma basta, Continui a darmi spallate una dietro l'altra, io ti ammazzo. Ma guarda te, ma non posso picchiarlo alla cattiva proprio. E vabbè, vogliono le botte. So you're the tough guy that everyone's talking about. Hey, you think you can fight? Ti spacco la testa. Ma questi sono fortissimi, cacchio! Mimi Shen, back when you first started getting girls with Big Smiley. Oh, Mimi! Oh, yeah! First girl ever sucked my... No! Ma stai parlando di mia sorella! Razor, brother. And I was the first guy who ever stabbed you. You remember me now? Whoa, wait, what the fuck, man? Seriously, wait! I apologize. No! I'm really sorry, your sister blew me. The night market is mine. Vabbè. Ma qua sono tutti da picchiare. Sì, sì, andiamo a togliere di mezzo tutti quelli che lavorano al mercato. Quindi ora faremo prezzi imbattibili e la gente non andrà più da loro. Sì, però comunque non sono riuscito a tagliare come volevo, questo non mi è piaciuto. Taglietevi dalle palle. Shit, wait. Questi stanno parlando, ma io non ho letto una parola che sia una neanche ascoltato una parola. Bel culo! Salve signorina! Quanto belle signorine! Oh. Ah sì, scusa, arrivo. Ok, qua mi prenderanno già per un maniaco sessuale, comunque. Riscuoti e storci. No problem! Oh, bravo! You need anything? Just come out! Ah boss, mi serve qualcosa, posso andare da lui, dopo che gli ho fottuto pure i soldi, mi piace questa cosa. This is gonna piss Dog Eyes off adesso. At some point Winston and Dog Eyes is gonna clash, man. Vabbè, però i soldi li ho presi. Me li tengo io. Winston? Dog Eyes said he is in charge here. We're here to clarify that. What? You wanna be the guy we use to clear up the confusion? I'm not afraid you guys. Don't be a tough guy. Suona il telefono. C'è una telefonata per te, Ciccio. Grazie che mi hai dato i soldi. Vai dal fruttivendolo. Vabbè, se è così semplice, chi ci vuole? Vado più veloce io. Via via signora, fuori dal cazzo. Corri. E storci. Vai Ciccio, voglio i soldi. Io lavoro per Winston, quello degli acchiappa fantasmi. Everyone has business with Winston. No? You're gonna pay us, you understand? Tutto. Go tell Winston to stick a back toy up his ass. No, nel hey, culo no. Fellas, these jerks are moving in. Bello. Non ho capito cosa devo fare. Hop. Oh. Via, un altro signore. Venga con me, signore, che la porto qui. Oh, però ma era mio amico questo, no, un altro. Si assomigliano tutti. Ok. Ma è possibile che non ce la fa picchiarne uno che sia uno? Che diamine. Fare tutto io. Sa, dammi i soldi, va.
So did you have a message for Winston? Certo che è superiore, perché lavoro io con lui, se no col cacchio. Via. Ormai ho capito come funziona qua. Fuori dal cazzo. Proteggi il macellaio. Va bene. Gente contro il macellaio, ma che gentaglia. Come si può fare male al macellaio? Il macellaio ci dà la carne ogni giorno. Il macellaio è sano, è bravo. Oh, mi hai dato un calcio, ciccio. L'altro tizio, ce la fai a ammazzarne uno per sbaglio? Mai una volta, eh. Oh, va, fai che darmi i soldi. Dobbiamo correre. Over here, people need to know you're oh, one of us. Un pozzozzo, no. Only the best brand. Ma è possibile che tu corri con una donnicciola? Non picchi nessuno, non sai fare una mazza. Ma che cazzo ci stai a fare qui? E cacchio. Qua devo venire. Va bene. Ottimo, torso. Cosa c'è di bello? No, vabbè, ma che palle. No. Pantaloni. Oh no. Scarpe. Non c'è niente. Beh, però il cappellino mi piace. Catene. Però non potremmo farlo andare in giro nudo, che fa più bella figura sicuro. Sì, torniamo perché mi ha fatto tutto schifo. Fuori dalle palle, va. Già capito che corro io al posto tuo. Sì, capace manco a correre, lo fai proprio cagare. Pensate che sono uno sbirro, maledetti. Perché sono uno sbirro. Ma voi non lo sapete, luridi. Però adesso ho un bel gruzzoletto che voglio spendermi in cacchiate. Esperienza poliziotti, esperienza triade. Dovremmo cercare sempre di fare la via di mezzo. Ok, qualcosa ho guadagnato. Forse riesco a acquistare. Cosa c'è qua? Ma forse. What is it? You might want to hurry. Dovrei consegnare il denaro. Vabbè, va. Lo faccio giusto perché è una bella donzella. Bella. Una donzella, via. L'unico mio dubbio è... Ma sarà così tutto il gioco? Dovrò stare qui all'interno di questi vicoli delle bande? Sa, vai, porto più di soldi il tipo. Aia. Ci sono guai. Via, 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 botte, 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 tante botte. Aia, aia. Oh, ma basta botte, mi ero rotto un po' le balle ultimamente. Oh, io schiacciavo il giallo, ma non succede niente, aiuto. Ne ho appena picchiati 15 dei tuoi amichetti. Grazie Ugaz. Mi sono preso tante di quelle mazzate e metà basta. Ma questo mangia 24 ore su 24 questi muscoli? Ce lo faccio io, rotolo e basta. Bene, bene, noi ci dovremmo occupare di un vaso Ming. Di un vaso fatto un po' alla Ming. Alla Ming de Khan. Ma fermati, non ci capisco una mazza. Però questa è una bella scosciatura. Ok, dov'è Mingi? Mingio. Mingio. Contatti. Oh madonna, non è neanche una persona. Neanche. You make it up for me tonight and we got a deal. Ok, ok, non mi fermerò mai. Sì, vabbè, ma la gente mi si blocca davanti. Vieni Ming, vieni. Dai, sali Ming, ci ha messo un attimo. Fallo pure tu. Dai. Sto pelato va bene che taglia meglio l'aria, è più aerodinamico, però. Madonna Ming, sei una bestia. Però hanno tutti sti vizi di dovergli parlare prima. Se si avvicinava prima di parlare era meglio. Oh shit! Oh cazzo merda! Oh! Vabbè. Non vi preoccupate, sono un poliziotto travestito da cattivo. Ho un cattivo poliziotto travestito da buono. Oh vabbè, sto inseguendo il pelatone. Ah, pelatino, pelatino. Ora sei mio. Oh, prendilo però.
Ma no, ma l'avevo preso, ma che palle. Lì c'era l'ombra di uno che accettava il pesce pure la carne. No, lo sapevo io. Oh, non picchietti due in un colpo solo. Oh, ci sei ancora tu, ma pensi che non temevo? Sto sbagliando di grosso. Oh, là. Posso rubare qualcosa? Oh, ma sei ancora vivo? Oh, devi morire. Vediamo se si rialza. Oh, ma quanto sei... Io dico che adesso ti infilo dentro. Oh, basta, vaso minga, hai rotto le palle. Cerca di... Uff. In questo gioco in pratica tutto il gioco è prendere e dare botte, prendere e dare botte. Oh, bello! Aia! Quello si è fatto male! Oh, madonna! È cattivissimo! Te ti metto là dentro. Bello l'effetto di luce! Toh! Dentro anche tu. Oh, è la tua palla, vedi? Pezzo! Oh. Ai ai ai, questo è mio. E mi hanno pure arrestato come un povero pirla. Va bene, non fa niente. Quello di prima erano tutte buone, questa qua è un cesso assurdo. Obiettivo sbloccato con la banda. La mia banda suona rock. Ora mi porteranno rispetto, immagino. Dai, dai, livello... No, non sono ancora a livello 2, neanche... No, non sono ancora a livello 1. E quello è il problema. Ah, lui dorme vestito, sì, perché gli dispiace un po' svestirsi. Nuovo caso disponibile, rapina e consegna. Santo cielo, quanta roba. Prima voglio provare a fare qualcosa qui. Posso lavarmi? Magari, appena sveglio, magari. Vai! Oh, adesso è proprio... Adesso è tranquillo. Oh, questa è la doccia, così buttate in mezzo alle balle, ok? Sì, così... Andiamo in giro. Ah, voglio andare in giro così. Andiamo. Ta-da. Signore, che ne pensate? Del mio fisico, dei miei mega tatuaggi, signore. Guardate. Niente, sono invisibile. Va bene, grazie. Grazie, la mia autostima è pari a zero. La moto? La moto nel garage? Dov'è il garage lì? Devo parlare col tipo prima. No, posso accedere ai veicoli. Non ci credo, bello, bello, bello. Comincia a piacermi. Beh, uno così non è molto credibile. Ah, mi impenno subito. Bellissimo. Non so dove devo andare però. Occhio. Non so, non sono credibile. Ma non so dove andare, vado di qua. No! No! Ok, ok. No, 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 non fateci caso, sono un uomo nudo con le mani in tasca. Oh, era ora. No! Sì, tutto su una ruota, perché sono un vero duro. Oh, yeah! Che pinna! Non ho idea di dove cavolo devo andare. Qua sono giusto lì. Non mi pena. Vai pinna! Bruno! No! Ah, ma non si può cadere! Oh, i poliziotti ce l'hanno con me! Perché non ho fatto niente di male? Ah! Ma scusate, non posso cadere dalla moto. Questa è una punta! È una punta cinese più o meno! Vabbè. Oh, oh. Ok, ok. No. Non cade.
Ah, cadi, cadi. Scappa, scappa dagli sbirri, scappa! Esagerazione! Mi hanno già bene che è arrestato, rendetevi conto che figuraccia. Ma mi hanno arrestato per quale motivo? Solo perché... E io vi frego una macchina. Faccio figlio. Ah sì, me l'ho fregato davanti agli occhi, coglioni. Ho sbagliato l'altro, ma... Ai ai ai, non mi sparate! Cosa fa? Ah, prende una boccata d'aria fresca. Ah ok, il freno a mano è rosso. Top! Fuori dalle palle! Oh, bellissimo, mi piace questa storia. Anch'io. Non ho ben capito quella freccia. No! Spettacolo! Arrivo, eh? Forse ho capito anche cosa possiamo fare. No, non ci credo. Sono lo Chuck Norris della situazione. Bellissimo. Bellissimo. Io adoro queste cose. Bene, allora dovremmo arrivare, penso lì. Recupera, recupera, non cadere. Che ci vuole entrare lì in macchina? Fuori. Entro io. Ok. Devo ammettere che è uno spettacolo. Peccato che sono cose veramente assurde, allucinanti, che non potrebbe fare nessuno, forse neanche Chuck Norris. Questa però è una specie di macchina bella, allora io scendo e me la rubo. Che macchine delle balle fino adesso, però. Non ce n'è una un po' bella. Questa è bella. No, è mia, la voglio io adesso ormai. No, non scappare, non aver paura. No, ma più veloce di me, non è mai successo in GTA. Ah, ti sei dovuto fermare adesso. Ah, mo scendo. L'uomo nudo ti prenderà la macchina, te l'ho già detto. Via, via. Non sei degno di guidare questa bellezza. Fuori dalle palle. Non ho capito cosa sarà questo. Non capisco questo tasto a che serve. Si sposta da una parte e dall'altra. Vabbè, un po' inutile. No! Mi sono buttato! Ho fatto una cazzata! Il primo che me la frega lo rovino, eh. Beh, la grafica, devo ammettere che di questo gioco è veramente bella, ben fatta. Ah, questa macchina mi sembra già spingere molto di più dell'altra, eh. Passo di qua. Ok. Fuori dalle palle. Oh! Ok, ok. Mi piace questa cosa per passare da una corsia all'altra. Oh! Via! No! Via! No! No! Ok, ok. Volevo solo prenderci la mano. Bella questa, però è meglio la mia. Ah! Voglio portarla a casa. Parcheggio, parcheggio. Si danneggiano i veicoli che metà basta. Il mio carrozziere sarà felice. Dov'è che la devo parcheggiare? Ma visto che preferivo l'altra auto, questa la rompo. Boom! L'antifurto, ma chi è? Sì, non è quella. No! Il taxi! No! Volevo prendere il taxi, non in questo senso però. Non ci credo che non posso. Beh, ragazzi, che altro dire? Non voglio tenervi qui più a lungo del dovuto. Per questa volta il gameplay finisce qua. Spero vi sia piaciuto come al solito. Dall'uomo nudo con i boxer inguardabili è tutto. Ciao belli! Sono l'uomo nudo e rubo le auto a Muzzo.